Ciao ragazzi, oggi sono qui per parlarvi di non uno ma ben due serial killer che agivano insieme. Questo è un caso giapponese, anche abbastanza lungo direi, e parleremo di Futoshi Matsunaga e Junko Ogata. Ma ovviamente prima di parlare di quello che fecero, parliamo un po' delle loro vite. Matsunaga nasce il 28 aprile del 1961 a Kogura Kitaku, nella prefettura giapponese di Fukuoka, anche se cresce nella città di Yanagawa. Lui era considerato un ragazzo molto intelligente e promettente, infatti era uno dei migliori a scuola. Tra l'altro veniva considerato anche un ragazzo molto affascinante per gli standard giapponesi, infatti molte ragazze erano invaghite di lui e questo lo portò ad avere anche dei rivali e molto spesso si trovava in delle risse per qualche ragazza del posto. La scuola valutò molto attentamente questa sua situazione e, nonostante lui avesse dei buoni voti, decise di trasferirlo in un altro istituto. Presero questa decisione dopo che Futoshi aveva intrapreso una relazione con una ragazzina delle medie e lui aveva 17 anni. Una volta trasferito nel nuovo istituto, Futoshi anche lì era molto ambito da molte ragazze, però nonostante questo lui si sposò ed ebbe un figlio a 19 anni. Ma la sua consapevolezza dell'essere bello lo portò a non essere del tutto fedele alla sua compagna. Ma adesso parliamo un attimo di Junko Ogata. Lei nasce il 25 febbraio del 1962 a Kurume, anche lei nella prefettura di Fukuoka. Anche lei, come Futoshi, cresce in una famiglia molto benestante e veniva descritta come una ragazza gentile e dolce, tanto che alla fine dei suoi studi l'assunsero come maestra della scuola materna. Junko, però, al liceo era compagna di scuola di Futoshi e faceva parte anche lei della maggior parte delle ragazze che comunque erano alquanto innamorate di lui. E quindi lei provò molte volte ad avere un approccio con lui, ma non ci riuscì, perché lui cercava sempre di andare con ragazze per lui più provocanti. Junko però, anche crescendo, si dimostra disposta a tutto pur di avere Futoshi, e quindi non si fermò nemmeno quando lui si sposò ed ebbe questo figlio. Nell'ottobre del 1982 sia Junko che Futoshi parteciparono a un matrimonio, probabilmente di amici in comune, e Futoshi fu coinvolto in un'orgia con più di una ventina di invitati. Junko a quel punto ne approfittò per dare il meglio di sé, anche se lei fino ad ora veniva descritta come una ragazza pudica e introversa. Adesso so che molti di voi vi starete chiedendo: ma un'orgia a un matrimonio? Beh, io non so se in Giappone è normale oppure era un matrimonio un po' più particolare. In tutto ciò però Junko fu notata da Futoshi e quindi i due iniziarono a frequentarsi, diventando quasi una coppia fissa. Futoshi era un uomo molto sicuro di sé e spesso veniva coperto dalla sua famiglia quando si metteva in qualche scandalo. E grazie proprio al suo benessere, nel 1983 riuscì a rilevare una società che fabbricava futon di nome World. Il suo atteggiamento però nei confronti dei dipendenti era davvero al limite dell'umano, perché a qualsiasi errore lui li torturava con un taser. Tra l'altro, nonostante lui fosse sposato con un figlio, la maggior parte del suo tempo libero lo passava con Junko. Tant'è che nel 1985 le chiese addirittura di sposarlo. Anche se la madre di Junko, di nome Shizumi, non approvava del tutto questa relazione, infatti cacciò molte volte di casa Futoshi minacciandolo di chiamare la polizia. Lui, per tutta risposta, nel febbraio del 1985 attese che la donna rimanesse sola in casa e irruppe per legarla e violentarla più volte. Dopo tutto ciò, lui minacciò anche Shizumi che non avrebbe dovuto raccontare niente e soprattutto non avrebbe più dovuto ostacolare la sua relazione con Junko, perché in quel caso lui avrebbe ucciso tutta la famiglia, compresa Junko.
Ma Shizumi a un certo punto si confidò con la figlia e una volta che Junko apprese quanto era successo, provò a suicidarsi con una forte dose di tranquillanti. Ma Junko non muore e quindi, una volta che si è ripresa, chiese delle spiegazioni a Futoshi e lui si giustificò convincendola che il suo era solo un gesto per liberarla e farla andare via da casa sua, perché secondo lui i suoi genitori e tutta la famiglia la odiavano e volevano averla dentro casa solo per farle fare le faccende domestiche. Così Matsunaga e Junko cominciarono a vivere insieme nel marzo del 1985, ma non in una casa qualunque, bensì andarono a vivere nella casa dell'uomo con la moglie e il figlio. Ma Futoshi con la sua moglie era molto violento e quindi finché riuscì a sopportare la moglie rimase lì, ma un giorno prese suo figlio e scappò e andò dalla polizia a denunciarlo, non solo di violenza ma anche di averle rubato oltre 180 milioni di yen, che in euro sarebbero circa 2 milioni. Infatti le indagini partirono anche, ma ovviamente la famiglia di Futoshi come al solito lo coprì e ritardò anche il suo processo. E solo nel 1992 si giunse al verdetto di colpevolezza, ma lui e Junko ormai avevano fatto perdere le tracce. E quindi così vennero inseriti nella lista dei ricercati del Giappone. Adesso iniziamo a parlare di quello che i due fecero. Nell'aprile del 1993 Futoshi ammaliò una donna sposata con 3 figli e la convinse a lasciare il marito e fuggire con lui. La portò nella casa dove lui abitava con Junko e le disse che Junko era sua sorella. Questa relazione a tre durò circa un anno, anche se nel settembre di quello stesso anno uno dei figli della donna morì in casa loro misteriosamente. Ma il fascino di Futoshi era tale che la donna, pur di restargli a fianco, non aveva nemmeno dubitato del fatto che la coppia c'entrasse con la morte del figlio. Anzi, ad ottobre, sempre di quello stesso anno, si sbarazzò degli altri 2 figli mandandoli a vivere con il padre e con il nonno. Futoshi e Junko a questo punto rubarono alla ragazza circa 12 milioni di yen, che in euro sono 120.000 euro. E la donna morì nel marzo del 1994 di nuovo misteriosamente. E la polizia non riuscì a dimostrare che i due avessero commesso sia l'omicidio della donna e l'omicidio del figlio, quindi fino adesso erano ancora liberi. Dopo questo fatto, Futoshi e Junko andarono a vivere in uno dei condomini del palazzo di famiglia, nel quartiere di Kokura Kitaku, nella città di Kita-Kyushu. I loro vicini di casa erano Kumio Toraya, che era la fidanzata del padre di Futoshi e quindi anche sua figlia. Kumio, nonostante era a conoscenza del carattere di Matsunaga, cadde anche lei vittima del suo fascino e gli confidò addirittura dei precedenti penali accumulati nel suo passato. Ovviamente Matsunaga utilizzò queste rivelazioni per ricattarla. Così la donna fu obbligata a pagare mensilmente una quota a Futoshi e sottostare ai suoi giochi perversi. Infatti per tutto il 1995 Kumio e sua figlia di 10 anni furono tenute prigioniere nella stanza di Futoshi ed erano violentate sia da lui che da Junko e costrette a subire umiliazioni di ogni tipo, come mangiare le proprie feci o rapporti incestuosi e con Junko. Le punizioni, nel caso loro si rifiutassero, erano a dir poco atroci. Spesso avvenivano con scosse elettriche oppure con oggetti appuntiti. Futoshi, a quel punto, sapendo che probabilmente le due sarebbero morte, si ingegnò per preparare un alibi. Costrinse la bambina a mordere il padre, che era anche il padre di Futoshi, in modo che lui scoppiasse in una reazione furibonda e Kumio ovviamente prendesse le difese di sua figlia. E in effetti così è stato.
e Futoshi si premurò di riprendere tutto con una cinepresa. Futoshi, una volta che aveva anche l'alibi, ovviamente iniziò a diventare sempre più perverso e brutale. Infatti, il 26 febbraio del 1996, la donna morì durante un gioco con Junko, mentre la bambina era a scuola. Per gioco non sappiamo cosa si intende, però probabilmente questa donna era molto torturata. Kumio all'epoca aveva solo 34 anni e una volta che ovviamente sua figlia tornò da scuola, Futoshi la convinse che era stata uccisa da suo padre durante l'ennesima lite. Poi Junko e la bambina si occuparono del cadavere di Kumio e dopo averlo fatto a pezzi lo gettarono in mare. Cioè, sua figlia fece a pezzi il corpo della madre. Ovviamente credo che avessero costretto la bambina anche in questo. La bambina, nonostante tutto, dopo un po' di tempo si invaghì anche lei di Futoshi e da allora divenne in un certo senso complice dei due assassini, andando perfino a vivere con loro e a dormire nel loro letto. Sempre in quell'anno Futoshi trovò un altro bersaglio a cui prendere del denaro ed era niente meno che un'amica di Kumio che spesso l'aiutava a fare la spesa e alcune commissioni. E Futoshi, come da copione, riuscì a far innamorare anche lei, promise anche lei di sposarla e disse ovviamente che Junko era sua sorella. E ovviamente anche questa donna, come Kumio, fu costretta a cose indicibili e venne segregata in una stanza insonorizzata. Dal conto di questa donna, ovviamente, sparirono 5 milioni e mezzo di yen, che sono circa 60.000 euro, e anche lei tenuta prigioniera e abusata da lui e da Junko. Però per diverse settimane, perché lei riuscì a scappare nel marzo del 1997, gettandosi dal secondo piano. Infatti, non so come, però se la cavò con una gamba rotta e alcune costole rotte e venne ricoverata per molto tempo, prima in ospedale e poi in una clinica psichiatrica, anche se la donna non si è mai ripresa completamente da quella esperienza. Futoshi, a questo punto, non so come, se la cavò con una piccola multa e le indagini non andarono a fondo. Non so se anche qui ci sia la famiglia di mezzo che lo ha coperto. Poi, nell'aprile del 1997, Junko, dopo una violenta lite con Futoshi, scappò e non fece più ritorno e non andò nemmeno a casa dei suoi. Futoshi così chiamò la famiglia di Junko, informandoli della sua assenza, ma nemmeno loro avevano notizie di Junko, così si presentò a casa di Shizumi, che era appunto la madre di Junko, e pretese di rimanere lì, in casa con lei, finché la figlia non fosse ritornata da lui. E lui rimase davvero diverso tempo lì, e durante il quale violentò più volte Shizumi, ovviamente, come era già successo, e la costrinse anche a girare un filmato in cui i due avevano dei rapporti. A quel punto, una volta avuto questo filmato, lui usò per ricattare Shizumi, obbligandola ad assecondare ogni suo volere. Infatti lui era convinto che Junko fosse in qualche modo nascosta nelle vicinanze e che la madre la stesse coprendo. Così, ad un certo punto, Futoshi inscenò il suicidio e quindi Junko, convinta che appunto Futoshi fosse morto, ritornò dalla madre e invece cadde solo nella trappola di Futoshi. Ovviamente Futoshi, una volta che vide ritornare Junko, si vendicò in maniera brutale sia con lei, con sua madre Shizumi e anche con la sorella di Junko, che era sposata ed abitava di fronte alla casa dei genitori di Junko. A questo punto il padre di Junko pagò 63 milioni di yen, che sono 750.000 euro all'incirca, per convincere Futoshi a lasciare stare la sua famiglia.
Ma Futoshi, approfittando del fatto che il padre di Junko era invalido da tempo, fece prigioniera tutta la famiglia e si trasferì da Junko. Abusò per molto tempo di Shizumi e Rieko, punendole ogni volta con delle scosse elettriche. In questo caso però non sappiamo se Junko era complice o vittima di Futoshi. Però il 21 dicembre del 1997, mentre Futoshi violentava madre e sorella davanti agli occhi di Junko, lei torturò suo padre di 61 anni con il taser di Futoshi e lo uccise per folgorazione. Dopo che Shizumi vide morire suo marito davanti ai suoi occhi, iniziò ad avere dei comportamenti molto violenti. Infatti, il mese dopo, Futoshi ordinò a Rieko e Junko di strangolare Shizumi e questa cosa venne eseguita. Infatti Shizumi morì a 58 anni. Pare poi che anche il marito di Rieko, Kazuya, chiese un risarcimento a Futoshi in cambio della sua moglie libertina e quindi aiutò Junko ad uccidere anche Rieko il 10 febbraio. E Rieko aveva 33 anni. Kazuya a questo punto diventò molto avido e minacciò Futoshi di denunciarlo se non gli avesse pagato una cifra spropositata. E ovviamente come poteva andare a finire questa storia? Futoshi colpì alle spalle Kazuya, lo incatenò nel bagno e lo lasciò imbavagliato fino a farlo morire di fame all'età di 38 anni. A questo punto in casa rimasero Futoshi, Junko, la figlia tredicenne di Kumio. Per chi non lo ricordasse, Kumio era stata la prima donna uccisa dai due. E tra l'altro insieme a loro c'erano anche Aya e Yuki, che erano i figli di Rieko, la sorella di Junko. In particolare Aya aveva 10 anni e Yuki ne aveva 5. Ma Futoshi era stanco dei capricci del bambino più piccolo, perché ovviamente a 5 anni i bambini sono un po' capricciosi, e quindi forzò Junko, Aya e la figlia di Kumio ad uccidere anche Yuki, che aveva solo 5 anni. E infatti così è stato. Il 17 maggio del 1998 Aya strangolò Yuki mentre Junko lo teneva fermo. Ma la mattanza non era ancora finita, perché anche Aya ben presto iniziò a dare segni di squilibrio e quindi Junko e la figlia di Kumio furono costrette a strangolarla il 7 giugno 1998. Ma adesso parliamo un attimo di come si sbarazzarono dei cadaveri in quella casa. Dapprima furono messi in congelatore, ma quando non c'era più posto, Junko e Futoshi smembrarono i corpi di Takashige, Shizumi, Rieko, Kazuya, Yuki e Aya e li bollirono finché non divennero una massa informe che versarono in alcuni vasi di grosse dimensioni. E questi vasi poi vennero smaltiti portandoli piano piano, uno alla volta, fuori di casa e buttandoli in mare. Ma la storia purtroppo non finisce qui. Nel luglio del 2000, infatti, Futoshi convinse un'altra donna ad uscire con lui. Questa donna era rimasta da sola con due bambini e quindi la prospettiva di un matrimonio con questo uomo, diciamo, la vedeva un po' come una salvezza. Ovviamente, una volta che andò a vivere con Futoshi e incontrò Junko, lei si spacciò di nuovo per la sorella. Ma questa donna era un po' più sveglia delle altre e capì fin da subito che il rapporto tra Futoshi e Junko non era un normale rapporto tra fratelli. Così decise di prendere i suoi figli e andarsene a casa. Futoshi però convinse la donna ad affidargli i suoi figli, promettendole di fargli avere un futuro migliore. Ovviamente però, insieme all'affido dei suoi figli, voleva anche un contributo della donna di 20 milioni di yen, quindi circa 220 mila euro.
Forse Futoshi era davvero convinto a quel punto di allevare questi due bambini, anche perché con Junko non aveva figli. Ma ovviamente a rovinare questi progetti c'era la figlia di Kumio, che vide che i due davano molte attenzioni a questi bambini e iniziò ad ingelosirsi. Così la bambina iniziò dapprima a maltrattare i due bambini, poi fare molte scenate davanti a Junko e Futoshi e arrivò anche a minacciare di raccontare tutto alla polizia. Così inevitabilmente Futoshi la chiuse nella sua camera e iniziò a punirla per ogni sciocchezza, torturandola e picchiandola fino a farla svenire. La ragazzina così il 30 gennaio del 2002 tentò la fuga, ma Futoshi la ritrovò e la riportò a casa. Poi però il 6 marzo riuscì di nuovo a fuggire ed arrivò alla polizia, alla quale raccontò tutti i crimini che Futoshi e Junko avevano fatto e quindi il giorno dopo furono arrestati. Al processo i due si accusarono a vicenda, ma in particolar modo Futoshi accusò Junko degli omicidi affermando che la sua compagna era squilibrata e che quindi uccideva qualsiasi persona tentasse di avvicinarlo. Junko invece, d'altra parte, confessò tranquillamente di aver fatto gli omicidi, ma che Futoshi era la mente di ogni omicidio e che la costringeva a compiere delitti sotto minaccia di punizioni dolorosissime. Ma la polizia giapponese non riuscì a recuperare i resti umani gettati in mare da Junko e non trovarono delle prove e quindi gli avvocati dovettero affidarsi solo sulle testimonianze della figlia di Kumio. Quindi adesso direi di parlare un po' delle condanne. Alla figlia di Kumio il tribunale non diede nessuna accusa di omicidio, ma solo una per occultamento di cadavere, che poi cadde e quindi non fu mai condannata. Il 28 settembre 2005 la corte distrettuale di Fukuoka condannò Fukoshi e Junko a morte per impiccagione, accusandoli entrambi di 6 omicidi e scagionandoli per la morte di Takashige, che era il padre di Junko, in quanto ritennero che la morte non fosse sopraggiunta per le scosse elettriche che Junko le aveva dato, ma dopo le scosse elettriche che ne hanno causato un infarto. Il 26 settembre 2007 venne confermata la sentenza per Fukoshi, quindi che sarebbe stato condannato a morte, ma la condanna di Junko venne cambiata in carcere a vita. La motivazione fu che Futoshi aveva esercitato il controllo con la violenza su Junko per costringerla ad uccidere le sue vittime. Ok ragazzi, questo è il caso di oggi. Ovviamente io vi ho parlato generalmente di quello che hanno fatto, però si dice che le vere e proprie violenze e le mattanze potrebbero sconvolgere davvero molte persone. Quindi se volete potremmo fare un video di approfondimento su quello che fecero, sulle vittime, oppure potremmo farci bastare questo perché non è poco. Detto questo, io ho finito e ci vediamo al prossimo caso.